Ciao Lovini, buon pomeriggio, buon giovedì, siamo al giovedì della matematica sul canale YouTube La Fisica che ci piace, bla 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 bla, dite la verità, come vi state divertendo? Quanto vi state divertendo con questa didattica a distanza? Quanto vi piace? Ovviamente scherzo, un attimo, arrivo subito, mi assento un secondo. Arecchimi! Allora, dunque, oggi di cosa parliamo? Non siamo in live, ma siamo in Premiere, quindi tanti bacini a tutti i Lovini che hanno deciso di connettersi e di fare questo regalino a loro stessi e a me. Oggi parliamo di equazioni fratte e piuttosto che andare sotto una lezione un po' pesante, eccetera, eccetera, come si fa, come non si fa, passeremo attraverso un tutorial a capire quali sono i 5 step fondamentali per risolvere un'equazione fratta e quindi arrivare alle soluzioni e a riconoscerla anche. Allora, quando un'equazione è fratta? Quando l'incognita è presente anche al denominatore. Quindi, ad esempio, guardate, qui abbiamo qui a sinistra due tipologie di equazioni. X meno 2 fratto 4 uguale 3 mezzi. Questa non è fratta. E qui invece abbiamo x meno 2 fratto 4 meno x uguale 3 mezzi, cioè è sufficiente che troviamo almeno un'incognita al denominatore per dire che quell'equazione può essere ritenuta fratta. Quali sono i passi che bisogna rispettare per risolvere un'equazione fratta? Allora, seguiamoli in questo tutorial e faremo tre esempi di equazioni fratte. Io ho preparato sulla mia lavagnatta, ho preparato le equazioni fratte. Pensa un po', la lavagnatta con le fratte. C'è la prima equazione di livello facile, la seconda equazione di livello medio e la terza equazione di livello un po' più challenging. Tutorial 1. Bisogna. Allora, leggiamolo intanto il tutorial. 1. Scomponi. 2. CE. 3. MCM. 4. Elimina den. 5. Risolvi. Ripetiamo, tutti insieme. Lasciate le penne, ripetete con me. 1 scomponi, 2CE, 3MCM, 4 elimina den e 5 risolvi. Che vuol dire? Allora, primo passo che dobbiamo fare davanti a un'equazione, dobbiamo scomporre i denominatori, quindi scomporli se ci sono quadrato di binomio, cubo di binomio, differenza di quadrati. Dobbiamo assolutamente trovare il modo di scomporli alla forma più elementare possibile e soprattutto più confrontabile fra i vari denominatori. Una volta che abbiamo fatto questo, se i denominatori sono scomposti, tanto di guadagnato, passiamo al punto numero 2, facciamo la condizione di esistenza, cioè poniamo ogni denominatore diverso da 0, perché quel denominatore a un certo punto noi lo andremo a semplificare nell'equazione, quindi ogni denominatore deve essere diverso da 0. Fatto questo, ti trovi delle soluzioni, troverai x diverso da 1, x diverso da meno 4, x diverso da 3 mezzi, non lo so, ti collezioni quelle soluzioni che ti garantiscono che il denominatore sia diverso da 0. Quindi quelle non possono essere soluzioni dell'equazione, ma ti dicono semplicemente che per quei numeri il denominatore si annulla e quindi non puoi prendertele dentro le soluzioni finali. Punto numero 4, facciamo il minimo comune multiplo fra i vari denominatori e facciamo le moltiplicazioni incrociate. Numero 5, buttiamo via i denominatori. Scusate, numero 4, buttiamo via i denominatori. E numero 5, risolviamo l'equazione perché questa volta l'abbiamo ridotta ad una equazione senza il denominatore. Quindi la risolveremo come una semplice equazione. Allora, guardiamo un attimo di fare degli esempi, quindi andiamo direttamente agli esempi senza perdere tempo, perché voglio dire, altrimenti è inutile. Esercizio numero 1, fatelo insieme a me, quindi esercitatevi. Number 1. Sta registrando? Sì, non si sa mai, metti che non stava registrando, così mi viene l'agitazione. Allora, l'esercizio numero 1 è questo, lo potete scrivere anche voi, 3 fratto x uguale 4 fratto x meno 1. Molto semplice, quindi proprio livello base, 3 fratto x uguale 4 fratto x meno 1. Questa è la nostra traccia, va bene? Anzi, la facciamo in rosso, dai. Ci piace di più. 3
3 fratto x uguale 4 fratto x meno 1. Allora, punto numero 1 del tutorial, scomporre i denominatori. Non c'è bisogno perché i denominatori sono già scomposti. Punto numero 2, applichiamo la condizione di esistenza. Quindi facciamo la condizione di esistenza, dobbiamo imporre che i denominatori siano diversi da 0. Quindi abbiamo x diverso da 0 e x meno 1 diverso da 0. Questi mi implicano x diverso da 0, ovviamente, ed x diverso da 1. Questi due numeri, 0 e 1, non potranno essere presi nelle soluzioni perché mi annullano il denominatore. Punto numero 3, minimo comune multiplo. Perfetto, lo facciamo in minimo comune multipli. Ovviamente il minimo comune multiplo fra x ed x meno 1 è x per x meno 1, quindi scriveremo x per x meno 1 uguale x per x meno 1, tutta sta roba diviso x è x meno 1, per 3 fa 3 per x meno 1. Tutta sta roba diviso x meno 1 fa x, 4 per x fa x. Molto bene. Implica, possiamo, punto numero 4, eliminare i denominatori, quindi butta via i denominatori. Se vuoi, moltiplica ambo i membri per x meno 1. Li semplifichi, lo puoi fare, certo che lo puoi fare, perché sai che i denominatori sono delle quantità sicuramente diverse da 0. E quindi che ti rimane? 3x meno 1 uguale 4x. Implica, facciamo le moltiplicazioni, 3x, 3 per meno 1 fa 3, meno 3 uguale 4x, implica. Mi prendo questo 4x, lo passo di qua, diventa meno 4x, quindi 3x meno 4x uguale. Mi prendo questo meno 3 e lo porto al secondo membro, diventa più 3, quindi più 3 implica. 3 meno 4 fa meno x uguale 3. Soluzione finale, cambiamo di segno, todo, x uguale meno 3. Questa è la soluzione della mia equazione number one. Ditemi se vi trovate un attimo, io vedo se è tutto inquadrato, ma penso di sì. Sì, fantastico, meraviglioso. Hashtag, ma quanto è bella la matematica. No. Diciamo. Ok, facciamo di nuovo. Quanto è bella la matematica. Ok, allora, esercizio numero 1, sono proprio veramente livello base, molto semplice, eccetera, eccetera. Esercizio numero 2, un po' più complicato. Si è naso. Io, come al solito, mi lascio il mio tutorial, mi perdonerete, mi cancello questa parte qua in modo che recupero un po' di spazio qua sopra e mi vado a mettere la traccia. Esercizio numero 2, scriviamo la traccia, guardiamo la lavagnetta che è questa, 5x fratto x quadro meno 1 più 3 fratto x meno 1 uguale 0. Allora scriviamo la traccia, la scriviamo in rosso, questo è il livello intermedio. 5x fratto x quadro meno 1 più 3 fratto x meno 1 uguale 0. Allora, tutorial, punto numero 1. Scomponi i denominatori. Allora, ragazzi, al primo blocco, la prima frazione, al denominatore c'è una differenza di quadrati. Tu sai che a quadro meno b quadro è a meno b per a più b. Quindi posso scrivere 5x x meno 1 per x più 1 più 3 fratto x meno 1 uguale 0. Il secondo denominatore non è da scomporre. Punto numero 1, arrivederci e grazie. Vi ricordo una cosa, ragazzi, sul discorso delle fattorizzazione, prodotti notevoli,
Io ho fatto due live, non una, due live, con un sacco di esercizi. Se ve le siete perse, ve ne allego una adesso, facciamolo insieme, 1, 2, 3, ting! E trovate la prima, e poi vi allegherò l'altra, che arriva su una cosa un po' da mattoncino sulla nuca. Allora, adesso, condizione d'esistenza. Allora, condizione d'esistenza, ci è. Dobbiamo imporre che i denominatori siano diversi da zero, quindi che tutto questo sia diverso da zero e che quest'altro sia diverso da zero. Allora, dire che questo è diverso da zero, cioè x meno 1 per x più 1 diverso da zero, significa che deve essere diverso da zero, sia il primo fattore che il secondo, e poi x meno 1 diverso da zero, che ovviamente è compreso sopra. Il primo che cosa mi implica? Mi implica x meno 1 diverso da 0 ed x più 1 diverso da 0. Il secondo, ragazzi, mi implica di nuovo x meno 1 diverso da 0. È ridondante, non lo riscrivo. Implica, ultima cosa, passo dall'altra parte il meno 1 e il più 1, x diverso da 1 ed x diverso da meno 1. Questi due numeri fanno sì che il denominatore sia diverso da 0, che lo potrò cancellare, lo potrò eliminare. E quindi automaticamente sono numeri che non posso contemplare nelle soluzioni. Una cosa importante, nelle equazioni di prima ho dimenticato di dire una cosa. Il risultato era x uguale meno 3. Nella condizione d'esistenza io avevo trovato x diverso da 0 ed x diverso da 1. Meno 3 non è né 0 e né 1, quindi posso ammetterlo come soluzione. Quindi attenzione alla discussione alla soluzione finale. Ho dimenticato di farlo, ma lo facciamo naturalmente su questa e sulla prossima, che è un po' più tostarella. Perfetto, condizione esistenza fatta. Riprendiamo la nostra traccia. Che famo? Facciamo il m, cioè m, minimo comune multiplo. Tira la linea e hai x meno 1 per x più 1, perché il minimo comune multiplo fra questo è tutto questo, per forza, perché questa roba qua è contenuta, te prego, più, tira la linea, x meno 1 per x più 1 uguale 0. Allora, tutto questo diviso questo è 1, quindi 5x, che cosa meravigliosa. Tutto questo diviso x meno 1 è x più 1, quindi 3 per x più 1, punto numero 3. Anzi, no, scusami, punto numero 4, vedi come si va veloce? Elimina i denominatori, puoi togliere di mezzo i denominatori, sia questo che questo. Perché? Perché hai discusso il denominatore, hai detto che è diverso da zero, quindi ti puoi liberare dei denominatori e la tratti come una normale equazione. Implica 5x più, facciamo le moltiplicazioni, 3 per x fa 3x più 3 per 1 fa 3 uguale 0. Implica 5 più 3 fa 8, 8x uguale, passa il più 3 al secondo membro, diventa meno 3. Dividi ambo i membri per 8, fratto 8, fratto 8, zac zac. Soluzione, leggiamola insieme, x uguale meno 3 ottavi. X uguale meno 3 ottavi. Allora, tu confronti adesso questa soluzione con le soluzioni, cioè con la condizione di esistenza. Benissimo, meno 3 ottavi non è né 1 e né meno 1, quindi va benissimo, può essere ammessa come soluzione dell'equazione ed è chiaramente una sola soluzione. Ti faccio notare che abbiamo ottenuto una soluzione perché l'equazione è di primo grado, anche nel caso precedente eravamo di fronte a equazioni di primo grado. A proposito di soluzioni, equazioni di primo grado, equazioni di primo grado, ho fatto una live sulle equazioni di primo grado con tanti esercizi risolti. Te la sei persa? Sì, è vero? Ding. Ok, venuta tutta. Ok, andiamo alla bestia. La terza equazione, la bestia, il terzo esempio. Perché è veramente una bestia. In realtà, più che bestia, come al solito, ci sono da vedere le... Ora, siccome tu sei bravo, io cancello anche il tutorial, così ci facciamo ancora più spazio. E il tutorial lo ripassiamo a mente. Tecnica di memorizzazione. Ricordati, scomponi, CM, cancella, risolvi. Scomponi,
CE, MCM, cancella, risolvi, scomponi, CE, MCM, cancella, risolvi, scomponi, MCM, fa caldo. Attenzione, la bestia. Leggiamo la bestia. 2x meno 3 fratto x quadro meno 2x frattone x quadro più x più 1 fratto x terza meno 1 uguale, no, meno, che sta di meno 2x cubo meno 4x quadro fratto x cubo meno 4x quadro più 4x uguale 0. È una bestia, non ti preoccupare perché te la faccio scrivere per bana. Non ti preoccupare. Allora, scriviamo. Penna, facciamo le cose in ordine. Punto numero, esercizio numero 3. La bestia. Allora, no, sempre in rosso, abbiamo detto perché la cosa è in rosso. 2x meno 3 fratto x quadro meno 2x frattone. Non si dice frattone. X quadro più x più 1 fratto x terza meno 1 meno 2x cubo meno 4x quadro fratto x terza meno 4x quadro più 4x uguale 0. Allora, che vi consiglio io? Innanzitutto dovete fare una cosa. Quando ci sono sti fratti, fra questo doppio fratto, eccetera, eccetera, proprio antipatico, bruttissimo, io vi consiglio di riscrivervi l'equazione in un'altra maniera. Vi faccio notare una cosa, che questa roba qua tu la puoi scrivere, questo fratto, invece di scriverlo come fratto, lo puoi scrivere come per. È sufficiente che al posto di questo fratto scrivi per. E questa la ribalti. Perché A fratto B frattone C fratto D equivale a A fratto B per D fratto C. Che divertimento, ragazzi. Ma che spasso. Allora, quindi puoi scrivere 2x meno 3 fratto x quadro meno 2x per, ribalta questa, x terza meno 1 fratto x quadro più x più 1. Il resto lo riscrivi. Meno 2x terza meno 4x quadro fratto, questo meno naturalmente sta davanti alla linea di frazione, attenzione, x terza meno 4x quadro più 4x uguale 0. Allora, che famo adesso? Ti ricordi il primo punto? Non abbiamo neanche fatto il primo punto del tutorial, ma il primo punto diceva scomponi i denominatori. Perché ho paura che la lavagna si muova. Allora, scomponiamo i denominatori, vediamo quello che possiamo fare. Allora, tirati sta linea. 2x meno 3. Allora, qua puoi mettere in evidenza x e hai x meno 2. Benissimo. Per. Allora, anche qui x cubo meno 1. Ora tu dirai, vabbè, ma io devo scomporre solamente i denominatori. Nella matematica non è che ci siano sempre delle regole precise da seguire, devi anche seguire l'istinto. Tu comprendi che probabilmente questa qua si può un po' aggiustare, si può scrivere un po' meglio. Per esempio, qui sopra te lo dice la matematica, questa è una differenza di cubi. E io non ti dico come si fa la differenza di cubi, perché l'ho già spiegato in un'altra live, che ti allego perché troverai i vari esercizi qua. Ding! Ma la differenza di cubi si fa così. X meno 1, x quadro più x più 1. Fratto x quadro più x più 1. Quindi questo
lo sviluppo della differenza di cubi. Non te lo dico perché l'ho già spiegato. Guardati quella live. Anche qui proviamo a vedere se c'è qualcosa che possiamo aggiustare. Allora guardate, 2x cubo meno 4x quadro. Puoi mettere in evidenza il 2 e puoi mettere in evidenza x quadro. Quindi hai 2x quadro che ti lascia x meno 2. Certo, qui sotto x cubo meno 4x quadro più 4x si nota una cosa, quell'antipatico x cubo, però tutto x, cioè tutto x, metti in evidenza x. Quindi hai x quadro meno 4x più 4 uguale 0. Ora, te prego, io dovrei fare un altro passaggio in cui ricopio tutta questa cosa, semplicemente scompongo ulteriormente questo, perché questo x quadro meno 4x più 4 è il quadrato di binomio. Ti prego, non lo faccio. Lo faccio così, non lo devi fare tu alla lavagna, perché qua devi ricopiare tutto, devi arrivare qua e devi scomporre ulteriormente questo quadrato di binomio, che è x meno 2 al quadrato. Infatti, se fai x meno 2 al quadrato, ottieni sta roba qua. Grazie. La storia. Abbiamo scomposto i denominatori. Adesso dobbiamo fare la CE, la condizione d'esistenza. CE. Cioè imporre che ogni denominatore sia diverso da 0. Quindi abbiamo x che moltiplica x meno 2 diverso da 0. Da questa parte x quadro più x più 1 diverso da 0 e poi x che moltiplica x meno 2 al quadrato diverso da 0. Però perdona, questa roba qua è ridondante con questa perché è la stessa cosa che tu fai il quadrato o è la potenza normale, sempre diverso da 0 deve essere. Ok? Allora questo te lo puoi tranquillamente lasciare così. Facciamo una discussione. Questo ti comporta il primo fattore diverso da 0, cioè x diverso da 0. E il secondo fattore diverso da 0, cioè x meno 2 diverso da 0, cioè x diverso da 2. Questo qua non lo devi discutere, perché ecco perché io ti dicevo, la matematica la devi ragionare. Tu stai dicendo, per quale valore di x tutto sto ambaradan è diverso da 0? Cioè puoi trovare un valore che lo annulla? Puoi trovare un valore, perché mentre qui se tu sostituisci 0 alla x, ottieni 0. Se tu sostituisci 2 alla x, ottieni 0, perché ottieni 2 meno 2 è 0, x, che poi sarebbe 2, 2 per 0, 0, ottieni 0. Ma qui dentro tu puoi sostituire qualsiasi valore, non otterrai mai 0. Perché? Perché? Perché c'hai questo 1. C'hai questo 1. C'è questo. Qui io sto parlando soprattutto a chi non ha fatto le equazioni di secondo grado, perché questo è un trinomio falso quadrato. Qui non ci sono radici che annulli, non ci sono valori che annullano questa. Quindi questa è inutile. Questa non, cioè, lo si vede ad occhio. Non c'è valore che mi annulli questa qua, perché abbiamo un quadrato più se stesso più 1 uguale 0. Come fai? Ecco perché la matematica, io lo dico sempre, vi deve entrare nel ragionamento, dovete ragionarla la cosa. Poi il ragionamento piano piano arriva, eh? Non è che uno è obbligato subito a dire, ah, ho capito. Ci ragioni. Pensi al fatto che qua non c'è valore che tenga. Questa non sa nulla. Basta. Quindi questi sono i due numeri che mi rendono i denominatori nulli. Lo 0 e il 2, che mi annullano questo, mi annullano questo. Quindi questi sono da escludere dalle soluzioni. Perfetto, discussione fatta. Questo vuol dire che potremo annullare i denominatori quando avremo fatto il minimo comune multiplo. Ma calma, un attimino a fare il minimo comune. Guarda, osserva. Perché? Innanzitutto perché qua puoi fare questo. Puoi semplificare tutto questo con questo. Capito la figata? Tanto questo non si annulla, lo puoi semplificare. Ancora, guarda. Puoi semplificare questo.
E guarda come si è semplificato tutto l'ambaradan. È molto più semplificato, è molto più semplice. Tra l'altro qui avevi un per, no? Possiamo fare qualcos'altro? No, vabbè, in realtà potresti semplificare questo x con questo x quadro. Io non lo faccio per un motivo molto preciso. Ok, perfetto. Condizione di esistenza fatta. Andiamo avanti. Io cancello sopra la traccia. Vado avanti. Allora, adesso che faccio? Metto insieme i pezzi, quello che mi è avanzato. Questo implica 2x meno 3 che moltiplica x meno 1 tutto fratto x per x meno 2 meno 2x quadro fratto x per x meno 2 uguale 0. Ecco perché non ti ho semplificato l'x quadro con questa x, perché come vedi il terzo passaggio, cioè il minimo comune multiplo, il terzo e il secondo, qual era? Ecco, nel tutorial, il terzo passaggio, cioè il minimo comune multiplo, ce l'hai già. È stato già fatto il minimo comune multiplo. Quarto passaggio. E lì devi fare moltiplicazioni? No, è tutto perfetto perché le due frazioni hanno lo stesso comune multiplo. Perfetto, non deve fare niente. Quarto passaggio, elimina i denominatori. Lo puoi fare? Sì, perché hai fatto la condizione di esistenza. Quindi li puoi eliminare. Quindi implica, facciamoci un po' di spazio. Facciamo le moltiplicazioni. 2x per x fa 2x quadro, 2x per meno 1 fa meno 2x, meno 3 per x fa meno 3x, meno 3 per meno 1 fa più 3, meno 2x quadro uguale 0. Perfetto, denominatori, ciaone, ciaone. Che fanno? Via. Soddisfazione. Hashtag soddisfazione. Implica. Implica. Allora, facciamo un po' di somme, no? Meno 2x meno 3x fa meno 5x più 3 uguale 0. Implica. Portati questo 3 dall'altra parte. Hai meno 5x uguale meno 3. Cambia di segno entrambi. 5x uguale 3. Dividi per 5, fratto 5, fratto 5, zac zac. Soluzione finale. Implica x uguale 3 quinti. Coincide con una delle soluzioni della condizione d'esistenza? No. Ok, possiamo ammetterla come soluzione. Perfetto, 3 quinti ci piace. Ragazzi, statevi bene. Ci vediamo domani al video del venerdì. Tutti i video fa così. Ciao, ciao. Mi raccomando, mettete like e iscrivetevi al canale.